è la musealizzazione dell'area archeologica della Piazza Nova del Castello di San Jorge, il punto di partenza della città, e l'intervento si riferisce a due case islamiche nell'undicesimo secolo. Questo era lo stato dei scavi archeologici. Si vede nel mezzo queste due case islamiche, che sono state soprattutto l'oggetto del lavoro, che era definire come se c'era un campo di intervento come in arte, e dopo l'intervento proprio sulle case islamiche per proteggere affreschi e parete che erano rimaste molto piccole, ma dopo protette dai archeologi. Gli spazi della casa, le dimensioni, le proporzioni fino a quello che siamo arrivati, con i due pati e con queste sale al fondo molto grande, principale, e dopo con delle dipendenze meno importanti. L'intervento è diventato come se c'era un plastico in vera grandezza che è sovrapposto alle rovine, a quello che è rimasto, e dopo senza toccare, ma è curioso che quello che è rimasto, questo è il muro che fa la definizione dello spazio. C'è bisogno di capire che non si tocca mai nelle rovine. I punti di appoggio sono in sei punti dove non c'erano rimaste le rovine. C'è sempre un gap di 15 centimetri fra questa, diciamo, ricostruzione degli archeologi, queste pareti e le pareti che ho fatto in bianco come se c'era plastica. Al fondo le sale principali. Qui si capisce bene questo spazio fra i muri in pietra e quello che è sovrapposto. Questa è la copertura.